Ciao ragazzi, oggi sono qui perché voglio mostrarvi un prodotto davvero utile e versatile. Mi serviva una tastiera per smartphone Android, per il mio tablet Windows, per la TV Box perché utilizzare il telecomando è impossibile e una tastiera senza fili anche per il computer quando non volevo utilizzare quindi la rumorosa tastiera meccanica con il filo. Inoltre cercavo una tastiera con touchpad integrato, molto utile soprattutto per la TV Box e anche per il tablet per non utilizzare il mouse. Se scrivete quindi tastiera Bluetooth con touchpad su Amazon ne trovate davvero a bizzeffe, sia con il Bluetooth sia con il ricevitore USB da 2,4 GHz. O come campione ho preso questa Yumi KYB7 che comunque ha un costo contenuto, un design abbastanza slim e soprattutto ha layout italiano. All'interno della confezione abbiamo anche un manuale che ci permette di capire tutte le gesture che possiamo fare quindi sul touchpad, mentre sulla parte sinistra abbiamo tutte le scorciatoie dei tasti multimediali che ci facilitano la vita. Quello che più colpisce di questa tastiera è che è ultra sottile, praticamente la parte più spessa è sulla parte superiore dove abbiamo le pile ed è 4,6 mm. Inoltre questa parte più spessa funge anche da rialzo. Nonostante sia così sottile, la tastiera è molto resistente, proprio perché sulla parte posteriore hanno messo una piccola lamina d'acciaio che permette di non far spezzare la tastiera, perché comunque con una tastiera così sottile ci vorrebbe davvero ben poco per piegarla e spezzarla in pochissimo tempo. La tastiera è molto pratica e comoda per scrivere anche con il vostro PC desktop, nonostante sia una 109 tasti, e ho notato che è molto silenziosa anche rispetto alle tradizionali tastiere a membrane. È molto molto più silenziosa rispetto alle rumorose tastiere meccaniche. Anche il touchpad l'ho trovato molto comodo sia per le dimensioni sia per la posizione, leggermente più in alto rispetto quindi ai primi tasti, e riesce a leggere fino a tre tocchi contemporaneamente. Questo permette alla tastiera quindi di avere delle gesture molto pratiche e molto comode che funzionano senza installare nessun driver. Ovviamente le gesture funzionano in ambito Windows e non su Android. Su Android ci sono delle piccole gesture che poi comunque trovate sul manuale. Oltre allo spegnimento automatico della tastiera dopo 30 minuti di inutilizzo, quindi una sorta di risparmio energetico che si disattiva premendo un tasto, non ho null'altro da segnalarvi su questa tastiera. Nella descrizione vi lascio il link a questa Yumi su Amazon, ma vi lascio il link anche a qualche altra tastiera consigliata nel caso questa non dovesse essere più disponibile sul mercato. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, potete lasciare un commento qui sotto. Se il video vi è stato d'aiuto, vi prego di lasciare un mi piace per supportare questo video e il canale stesso. Un saluto a tutti e alla prossima!